Il paese alle mie spalle è Ghivizzano, frazione del comune di Coreglia, dove quest'oggi si inaugura l'accesso a una torre, torre fatta costruire da Castruccio Castracani, che simboleggia un po' tutto il paese e dalla quale si domina l'intera vallata. E adesso quindi prima attraversiamo il fiume e poi andiamo a vedere. Ed eccomi arrivato fino agli spalti della torre del Castruccio Castracani, qua a Ghivizzano. Adesso mi accingo a fare la salita, arriverò appunto fino in cima alla torre. Ed eccomi che sto salendo fino al primo livello di questa torre, torre che ospita la mostra dedicata ai presepi viventi. Sopra di me il secondo e poi ancora il terzo livello, e dopo arriveremo in cima alla torre, sbucando al di fuori, dove lì ci aspetta il primo cittadino di Coreglia Anteminelli, Valerio Amadei. Siamo arrivati fino in cima alla torre del Castracani, siamo con il sindaco. Allora sindaco, cosa rappresenta questa torre per la popolazione di Ghivizzano? Beh, potrei riassumervi con una parola semplicissima: è il simbolo di Ghivizzano. Lo è stato per anni, i ghivizzanesi ci sono molto attaccati, e gli abbiamo dato il giusto lustro che ne deve avere, perché è una bellissima fortificazione qui proprio dentro il castello di Ghivizzano Alto, perché a mio avviso Ghivizzano gode di due fortificazioni, una proprio dove siamo noi con la torre e con il parco adiacente, e poi le mura stesse del paese, che raccolgono in una seconda cinta muraria tutto il paese. In questa gelida domenica di febbraio si celebra la riapertura in qualche maniera di questa torre e della mostra che ospita. Sì, a dicembre è stata inaugurata in contemporanea con la 20ª edizione del Presepe Vivente, e nel mese di febbraio, devo dire grazie anche e soprattutto alle associazioni del paese, quindi, che si sono offerte, e quindi ogni fine settimana. Sono quattro associazioni, quindi quattro aperture il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, e troverete gli spazi aperti visitando ancora una volta la mostra fotografica che racconta i 20 anni del Presepe Vivente. Per il recupero di questa torre sono già stati eseguiti un primo lotto di lavori e ne sono, sindaco, in programma ancora. Sì, un primo lotto di restauro della torre, e quindi consolidamento della torre stessa, e direi anche una bellissima cosa, che è quella di aver messo a disposizione della gente, anche delle persone più anziane e disabili, anche la possibilità di usufruire di un ascensore che dal via Davide Camilli, quindi dal paese, arriva direttamente sul prato della torre stessa. Il secondo lotto, sono partiti da breve i lavori, e riguardano il consolidamento delle mura esterne e un camminamento chiaramente per le persone disabili, con un bagno attrezzato e tutto quello che riguarda il prato adiacente proprio alla torre stessa. Come è stato possibile coniugare la fornitura di questi importanti servizi a cui lei faceva riferimento con le direttive molto spesso restrittive della Soprintendenza ai beni culturali? Sì, in effetti grazie alla domanda, perché effettivamente anche tanti concittadini ci domandavano come si poteva per esempio fare un ascensore in un borgo come quello di Ghivizzano Castello.
La sovrintendenza soprattutto ammette queste cose laddove non c'è confusione, diciamo, tra l'antico e il vecchio, quindi, però dove c'è il nuovo e l'antico, quindi il recupero dell'antico appunto con il connubio della novità, qual è in questo caso proprio l'ascensore stesso. Sto adesso scendendo dalla torre dopo aver parlato con il sindaco di Coreglia Antonelli. Scendiamo ancora giù in basso dove alcuni esponenti del comitato organizzatore ci stanno aspettando per un saluto. Dietro di me intanto un caminetto davanti al quale Castruccio Castracani sicuramente nell'antichità si sarà più volte riscaldato. All'interno della torre è stata allestita una mostra che racconta 20 anni di presepe vivente. Tradizione che a Ghivizzano si è ormai consolidata e che vede protagonisti numerosi volontari provenienti da tutta la Valle del Serchio. Fotografie e statuine esposte su 3 piani ci narrano di questa tradizione che ogni anno viene vissuta il 15 dicembre. Ed eccoci che andiamo ad incontrare i rappresentanti del Comitato Paesano. All'interno di questa torre, che quest'oggi celebra la sua riapertura, è stata allestita una mostra per ricordare una tradizione che da anni va avanti qua a Ghivizzano. Sì, sono 20 anni che facciamo il presepe vivente, la rievocazione di tutti i mestieri antichi di una volta, e ogni 15 dicembre, tutti gli anni, facciamo questa rappresentanza insieme agli altri associazioni, insomma, un po' tutti insieme. E qui ci sono le foto di tutti questi 20 anni percorsi all'interno della torre, in quanto è stata inaugurata ora il 15 dicembre, dopo la ristrutturazione, e ora c'è un secondo bando fuori, la ristrutturazione per il rifacimento delle mura esterne della torre. Quindi quando è possibile diamo appuntamento per venire a visitare questa splendida torre del Castruccio Castracani. Sì, ora fino alla fine del mese le varie associazioni, sia il sabato e la domenica, si prendono la chiave e portano i visitatori fino in cima alla torre per vedere. Poi nel mese di marzo non so, perché essendo partito il secondo lotto, se ce la facciamo, perché giustamente se la strada fuori è interrotta non si può accedere alla torre. Però d'estate, già come Comitato Paesano, vi preannuncio che il 15 giugno, insomma, mese di giugno, si fa la sfilata di moda al castello e poi facciamo Halloween, poi facciamo una merendella al giardino della torre, poi ci sarà una mostra di pittura di Scaramucci e poi ci sarà una mostra di tutti i fotografi della vallata. E insomma, diverse manifestazioni che si spera, cioè, portino tanta gente a visitare il castello, rinnovare un po' il territorio, dato che insomma abbiamo delle belle strutture da far vedere a tutti. Dopo la visita alla torre del Castruccio Castracani, eccomi che sto discendendo lo scaleo, ovvero la scalinata che dalla chiesa di Ghivizzano porta all'uscita del paese. Ghivizzano, vi ricordo, uno dei più importanti presidi militari medievali dell'intera Valle del Serchio.